risultato migliore forse era anche impossibile sperarlo, visto i tempi ristretti dall'ideazione del progetto alla nascita vera e propria del servizio, che tra l'altro era previsto soltanto per fine mese ed invece poi è stato anticipato a questo fine settimana. Il primo bilancio delle navette gratuite tra il parcheggio dello Stadio Arechi ed il centro di Salerno in occasione delle luci d'artista è stato comunque in gran parte positivo, nonostante le critiche di chi attendeva un numero maggiore di auto. Alla fine poco più di un centinaio quelle che sono state parcheggiate nell'area a ridosso dell'impianto sportivo sulla litoranea orientale di Salerno e che quindi hanno evitato di ingorgare ulteriormente il traffico salernitano delle luci d'artista, che è risultato più scorrevole rispetto a 7 giorni fa, evitando che il centro del capoluogo si paralizzasse del tutto. Un risultato giudicato positivamente da Palazzo di Città, Salerno Mobilità e dal CSTP, che hanno collaborato per mettere a punto il servizio che richiama alla mente una sorta di metropolitana a binario unico, come dovrebbe essere quella salernitana del resto. Gli autobus impiegati per il servizio infatti hanno potuto contare su una corsia preferenziale, sfruttando in parte quella già esistente sul lungomare fino a Madonna di Fatima, interdetta alle auto private, e per il resto un percorso realizzato ad hoc, transennando parte della strada. Una corsia percorsa in entrambi i sensi dalle navette grazie ad aree di sosta tecnica collocate lungo il percorso e coordinate da personale del CSTP con telefoni e radiotrasmittenti. Un aspetto, quest'ultimo, che ha funzionato appieno, consentendo agli autobus delle luci d'artista di percorrere l'intero tragitto tra lo Stadio Arechi e Piazza della Concordia in poco più di 15 minuti, considerando anche le fermate intermedie in via Leucosia, in prossimità di Piazza Monsignor Grasso, lungomare Colombo presso il Polo Nautico, lungomare Marconi in prossimità dell'incrocio con via Mantenga e lungomare Tafuri all'altezza della chiesa di Santa Maria ad Martires. Oggi la replica per rodare il servizio, che verrà riproposto in occasione di ogni fine settimana. Prima corsa dallo Stadio Arechi alle 15.30 e poi a seguire ogni 10 minuti circa fino alle 20.20 e poi altre 3 corse alle 20.50, 2 alle 21.20, 3 alle 21.50, 22, 22.50 e 23.20. La prima navetta ad effettuare il percorso inverso, da Piazza della Concordia allo Stadio Arechi, alle 16.10, l'ultima a mezzanotte, con partenze simultanee di bus, uno dei quali dedicato al trasporto dei disabili.